facciamo il solito quarto d'ora accademico, insomma, per iniziare. Adesso comunque ci aspettiamo qualcun altro che arriverà nel mezzo dell'incontro. Ciao, grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Giorgio Bonomi, caporedattore della webzine goalsounds.it che organizza questo incontro di stasera. Benvenuti al nostro audio forum per i 25 anni del disco di esordio di Tori Amos, Little Earthquakes, pubblicato appunto a fine febbraio del 1992. Stasera avremo l'occasione di ascoltare alcuni dei brani del disco e di venire a sapere anche un po' di curiosità, di aneddoti e di storie interessanti che ci racconterà Alessandro Riccardo, collaboratore di Goal Sounds, che condurrà la serata. Io vi ricordo solo brevemente, prima di iniziare, che la serata ha un contributo di 3€ che potete lasciare nella cassettina qui davanti, prendetevi pure il resto, arrangiatevi insomma come volete, e che inoltre qua davanti trovate anche un foglio sul quale potete lasciarci il vostro indirizzo email per sapere dei prossimi eventi che organizziamo, sempre in ambito musicale. Facciamo ormai da più di un anno facciamo questi incontri da Limerick su vari artisti, e a fine incontro, se avete un po' di pazienza e aspettate fino alla fine, vi diremo anche quali sono i prossimi incontri che abbiamo in programma. Un breve cornice di questo incontro di stasera: è un incontro non a caso organizzato l'8 marzo, perché ci piaceva festeggiare la festa delle donne in maniera un po' diversa, parlando appunto di un disco fondamentale per la musica femminile degli ultimi 30 anni, e un disco che sicuramente propone un'idea di femminilità molto diversa da quella stereotipata, quindi un po' il nostro omaggio, e vorremmo vedere più donne come Tori, sicuramente pensiamo possa essere un modello di ispirazione. Ho parlato anche troppo, lascio la parola ad Alessandro e ci risentiamo alla fine. Grazie. Grazie Giorgio. Ciao, buona serata. Allora, siamo qui, come vi diceva Giorgio, per celebrare quello che è il 25enne dell'uscita del primo album solista di Tori Amos. Si intitola Little Earthquakes, piccoli terremoti. È uscito, adesso mi ricollego un po' con quello che è stato l'evento della scorsa settimana. Per chi c'era si ricorderà che la scorsa settimana Giorgio ha parlato dell'omonimo dei Blur per i 20 anni, 1997. Che cosa hanno in comune due dischi così diversi uno dall'altro? Due cose innanzitutto. Tutti e due gli album nascono dopo una crisi di identità musicale e una crisi personale. E quindi c'è una voglia proprio di voltare pagina, di creare qualcosa di nuovo. Seconda cosa, questa ne parlavamo prima con Giorgio, è molto simpatica, perché chi si ricorda, i Blur per trovare nuova linfa dall'Inghilterra sono dovuti andare negli Stati Uniti. Tori Amos, che è degli Stati Uniti, andò a Londra per trovare nuova linfa. Più che altro poi vi spiegherò perché andò a Londra e perché il disco uscì a gennaio nel Regno Unito e poi il 25 febbraio del 1992 negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Allora, cominciamo insomma a conoscere questa ragazza, Tori Amos. Il suo vero nome è Myra Ellen Amos, nasce il 22 agosto del 1963, nasce a Newton. Come mai nasce a Newton? Lei sarebbe dovuta nascere a Washington DC, dove appunto abitavano i suoi genitori. Succede che sua madre e suo padre sono in viaggio per il North Carolina, perché stavano raggiungendo i genitori, i nonni di Tori Amos, quando Tori era ancora nel pancione. E quindi a un certo punto nasce prima del previsto e si devono fermare in un ospedale che appunto è a metà strada e si trova a Newton. Lei è la terza, perché ha due fratelli più grandi, Michael e Mary, tutti con la M. Tra l'altro Michael, Mary, poi c'è Myra Ellen, che è lei. Questa è la copertina del disco di cui parliamo questa sera, che è appunto il suo primo, Little Earthquakes. Eccola qua, questa è da bambina, Tori Amos, quando ancora è Myra Ellen Amos. Perché la vogliamo ricordare anche da bambina? Perché è una bambina prodigio. Inizia a suonare il pianoforte proprio in tenerissima età, quando ha 3-4 anni già si mette lì, ovviamente ad orecchio, perché non ancora le basi insomma della musica, chiaramente il pianoforte in casa. Suo padre e sua madre, come dicevo, sua madre è un insegnante
di discendenza indiana Cherokee, quindi anche una famiglia molto interessante. E, mentre invece il padre è un pastore metodista, reverendo Amos. E questo poi, questo habitat familiare in qualche modo verrà fuori anche in alcune canzoni e anche nel suo rapporto con la religione. Queste sono altre foto, eccola qui, sempre la bambina, praticamente una bambina prodigio, Triemus, e quando ha 5 anni i genitori la iscrivono alla prestigiosa scuola di Baltimora, perché nel frattempo da Washington DC la famiglia si trasferisce a Baltimora, e la Peabody Institute. Allora, chi è un attimo che sa chi è uscito dal Peabody Institute? Philip Glass, quindi comunque è una scuola di assoluto prestigio. Lei inizia a 5 anni, è l'allieva più giovane mai iscrittasi al Peabody Institute, quindi proprio una bambina prodigio che comincia subito il suo approccio con la musica in questo istituto, ovviamente con tutti i compagni molto più grandi di lei, che avranno anche un'influenza notevole per quelli che sono anche i primi ascolti di Tori Amos. Ricordiamo anche che lei è l'ultima di tre fratelli, quindi i suoi fratelli sono più grandi, anche se magari i genitori, appunto il reverendo e la moglie, non hanno magari questi, non seguono la scena rock degli anni 60, ha comunque i fratelli che le fanno ascoltare i dischi. Per esempio la scena clou, insomma, di quando lei esprime ai suoi genitori la volontà di intraprendere questa carriera nella musica, ha appunto 4 anni e mezzo, e c'è il disco di Sgt. Pepper's dei Beatles, che è del 67, quindi lei ha 4 anni e mezzo, e l'aveva comprato il fratello Michael, e diceva: io voglio fare musica. Ovviamente i due genitori si guardano e dicono, e dopodiché decidono di iscriverla al Peabody Institute di Baltimora. Queste sono sempre foto di repertorio di una giovanissima Myra Ellen. Questo è il Peabody Institute, quindi è l'istituto dove è uscito appunto Philip Glass e altri artisti che poi hanno continuato ovviamente gli studi, mentre lei, insomma, bravissima, molto sveglia, però chiaramente una bambina di 5 anni all'interno di un istituto del genere, chiaramente lei voleva suonare altre cose e non appunto le sonate di Beethoven oppure Handel, chiaramente doveva avere un certo tipo di imprinting la scuola, e quindi lei è un po' indisciplinata, e per cui diventa anche difficile gestirla per i docenti, anche perché lei, come vi dicevo, è stata bambina prodigio, suona orecchio nei primi anni e continuerà a farlo, perché dice: io mi emoziono più per quello che poi sarà il primo gruppo per cui lei sarà una fan incallita, e il leader sarà poi la sua massima fonte di ispirazione, che è Robert Plant di Led Zeppelin. Quindi capite che da le sonate di Beethoven all'ascolto di Led Zeppelin 1, 2 and 3, quindi i primi tre album, ce ne passa abbastanza. Poi vi avevo appena citato anche Sgt. Pepper's. E che cosa succede? Che a 11 anni Tori Amos viene espulsa dal Peabody Institute perché non, appunto, è indisciplinata. Che cosa fa? Lei comunque continua a studiare con un'insegnante privata, e quando ha 12-13 anni inizia a suonare nei bar appunto di Baltimora e poi di tutta la zona in cui vive, insomma. Questo è il Mr. Henry's, questo perché l'inizio della carriera di Tori Amos è abbastanza singolare. In realtà non è singolare, perché già altri artisti e altre artiste americane avevano cominciato proprio con questo tipo di locale. Mr. Henry's è un bar gay, e lei è una ragazza di 13 anni e si mette a suonare il pianoforte in queste serate. Ovviamente non è la prima a farlo, come sapete Bette Midler, Barry Manilow, il Manhattan Transfer suonavano addirittura nelle saune. Lei comunque va in questa, chiaramente figlia di un reverendo pastore metodista, che va a suonare in un luogo del genere, sono pur sempre gli anni 70 in America. Era comunque una cosa abbastanza forte, no? Nel 1980 esce il suo primo 45 giri. Lei non si chiama ancora Tori, ma inizierà a chiamarsi Tori proprio nel 1980. Parlando con un amico di un'amica, anzi in realtà con uno che ci faceva un po', ci provava con questa sua amica, dice: come ti chiami? Myra Ellen. Ma tu non hai una faccia da Myra Ellen, hai una faccia da Tori.
E lei le piace questo nome, dice sì, hai ragione, quindi da oggi sarò Tori, poi in realtà è un nome che arriva dal giapponese, quindi significa uccello in giapponese. E però il suo primo 45G esce quando lei ha solo 17 anni e si intitola Baltimore. In realtà è una canzone che nasce su commissione, perché la Camera di Commercio aveva sovvenzionato un brano, dovevano scrivere un brano, e lo scrivono lei e Michael, che è il fratello più grande, e doveva parlare appunto di Baltimora, doveva essere una specie di visitate a Baltimora, abbiamo anche una squadra di rugby fortissima, c'è il sole, insomma, ecco qua, questo è Baltimora. E quindi in realtà non si intravede ancora quello che sarà il talento di Tori Amos, perché la canzone sembra un po' quelle cose di Burt Bacharach, quindi un po' diciamo fine anni 60, inizio 70, quindi un po' demodé anche se vogliamo. Dopo, oltre alle canzoni che ho scelto, c'è anche un breve video in cui farò vedere proprio anche Ellen Amos che canta Baltimore, quindi la vedrete anche all'opera da ragazzina. Ecco, un'altra curiosità, vedete l'etichetta MEA Records, sta per Myra Ellen Amos. In realtà il disco era stato finanziato dal padre, ne vengono stampate 500 copie, quindi in realtà insomma, chi ha una copia di questo 45, insomma, adesso è anche molto ben valutata nelle aste, soprattutto nelle aste online. Ecco, comincia a entrare sul serio nel mondo della musica, quindi dopo questa parentesi di Baltimore, come Tori Amos. Nel 1983 incontra questo signore che si chiama Narada Michael Walden. Narada Michael Walden è un musicista, ma soprattutto un produttore, che negli anni 80 in America significa i primi due dischi di Whitney Houston, quindi comunque un grandissimo successo commerciale, canzoni indovinate, soprattutto questi tastieroni tipicamente americani degli anni 80. Lavorerà anche con Aretha Franklin nella parte secondi anni 80, quindi canzoni come Freeway of Love sono prodotte da questo signore, ma ha prodotto anche dischi per Steve Winwood, quindi l'ex Traffic. E nascono nel 1983 i primi provini. In realtà insomma, sono delle cose pop dance, qui lei dice guardate, se proprio un giorno voglio fare scoppiare una guerra verranno fuori questi demo, che li tiene molto ben conservati affinché nessuno possa ascoltarli. Che cosa succede poi negli anni dall'83 all'85? Tante cose. Nel 1985 lei chiaramente non è ancora un'artista affermata, però insomma, vuole veramente impegnarsi e arrivare al successo, che arriverà molto più tardi, come vedremo, nel 1992. Però nel frattempo, nel 1985, le arriva una proposta, a cui lei, giustamente, anche perché ha bisogno di soldi, perché suona ai piano bar in giro, suona in questo Mr. Andrews, però chiaramente le bollette vanno pagate. E quindi accetta un ingaggio dalla Kellogg's per uno spot, 12.000 dollari, butterei via, e lei praticamente diventa il volto della Kellogg's in America. Dopo vi faccio vedere proprio in questo filmato anche un pezzetto di questo spot. Lei praticamente viene scelta perché, oltre ad essere una bella ragazza, le vengono anche tagliati i capelli, che la vedrete con questo taglio a zazzera, viene affiancata al pianoforte da questo yuppie con gli occhialoni, e appunto deve convincere che sta mangiando l'ultima serie di cereali Just Right della Kellogg's. E viene ecco, una cosa particolare di questo spot, perché sapete chi era l'avversaria, insomma l'altra persona che era stata cui avevano pensato che non verrà scelta? Sarah Jessica Parker, l'attrice che poi si diventerà Carrie Bradshaw in Sex and the City. Chiaramente viene scelta Tori perché sa suonare il piano, e lo spot viene fatto appunto con suonato al pianoforte. Chiaramente poi a Carrie Bradshaw andava molto meglio, ma negli anni dopo. Lei aveva già un curriculum d'attrice, perché aveva fatto delle comparse in Footloose e in altri film degli anni Ottanta. Succede però anche qualcosa di molto spiacevole nel 1985, perché è l'anno in cui lei, andando a suonare nei vari, no, faceva piano bar, c'è un uomo che a un certo punto, insomma, se lo vede sempre lì, e a un certo punto una sera dice devo tornare a casa. Allora lei ha detto visto che comunque non aveva il volto del mostro che poi si è rivelato, e quindi si è deciso di accompagnarlo a casa. Una volta chiusi in macchina si è trovata
non con la pistola di cui le parla in Me and the Gun, che è la canzone autobiografica che parla dello stupro, 1985, ma con un coltello. E si ritrova praticamente in macchina con quest'uomo che abusa di lei. E questa cosa la segnerà per tutta la vita. E nel 1985, insomma, la fa cadere in una profonda depressione. E anche perché poi c'è tutto, ma ne avremo modo di sviluppare il discorso nel corso della serata, tutta una serie di convinzioni. Siamo nell'America degli anni Ottanta. Lei comunque era una bella ragazza, andava in giro vestita anche un po' provocante, e lei in un'intervista negli anni 90 disse, quando decise nel 1994 di contribuire alla nascita di una rete in America che si intitola RAIN, che sta per Rape, Abuse, Incest National Network, quindi una rete nazionale contro la violenza sessuale e quindi tutti sono gli abusi sessuali sulle donne, e lei non denuncia l'aguzzino, sono quello che l'uomo che la violenta, perché non ha il coraggio di farlo. Quindi scrivere questa canzone nel 1991 è un po' come, da una parte, il rivivere quell'esperienza, quindi un qualcosa di estremamente doloroso, dall'altro sarà quel qualcosa che farà scattare una molla a tutte le sue fan, o comunque una buona parte delle sue fan, che si riconoscono in questo testo di Me and the Gun. Quindi si scopre, ad esempio, nei primi anni che un quarto delle fan donne di Tori Amos ha subito violenza, e in qualche modo la ringrazia per questo gesto di coraggio con questa canzone. E poi è una canzone molto cruda, cantata a cappella, quindi senza accompagnamento strumentale. Me and the Gun, appunto, è una delle canzoni che poi andranno a comporre Little Earthquakes. Ecco, questa è il retro della copertina del CD di Little Earthquakes. Vedete queste immagini un po' falliche? È un po' un modo per scherzarci su, quindi per, da una parte, appunto, questo imprinting metodista del padre pastore, quindi anche probabilmente un rapporto con il sesso non così agevole, e dall'altra questa terribile esperienza. Quindi lei cerca in qualche modo, con il sarcasmo e anche con qualche battuta un po' sopra le righe durante le prime interviste, anche a esorcizzare un po' questo rapporto con il sesso. Silent All These Years è la prima canzone che vi faccio ascoltare questa sera ed è anche il primo singolo che viene estratto. Questa, vedete che è, appunto, siamo tornati nel vintage più assoluto, 1990-91, è una cassingle, è una cassetta che contiene solamente la canzone Silent All These Years e il lato B. In questo caso il lato B sarà una cover di Smells Like Teen Spirit, che è la canzone poi che ha lanciato l'album Nevermind di Nirvana nel 1991. Viene lanciato, ecco, anche in Italia dalla UEA, vedete, serie speciale jukebox, abbiamo trovato anche il 45 giri per i jukebox. Quindi segno che comunque la UEA, anche se poi, come vi racconterò, non aveva subito i